significato di questo premio nella città della Spezia lo chiede a lei. Il 48 partirono più volte sede Unice e migliaia di campati di campi di concentramento che erano dalla nostra città alla porta di Sion. Ancora oggi in Israele la nostra città sono diversi la scorta, la conoscono come forza di Sion. E poi anche nel nostro corpo, con stato del sito ex, con il banale, che poi sono stata la musica, quella grande filmazione. E questa è stata una medaglia d'oro non civile, perché la popolazione seppe dare un grande contributo di solidarietà a quei profughi scappati che si radunavano nella zona di Cagliari, nella zona del nostro quartiere costa. E la medaglia d'oro non civile fa lo spunto per portare avanti questo grande discorso intorno alla pace, al dialogo, all'incontro, il tema delle migrazioni non tracciato appunto con questo sguardo particolare, non questo è forse avviene. Nel senso che abbiamo la possibilità di vederlo a livello regionale oggi per il vernissage qua a Genova. Exud sta crescendo anno dopo anno. Certo, siamo qui a Genova perché non vogliamo che sia solo ed esclusivamente una manifestazione locale. È una grande manifestazione della regione che ci partecipa in modo molto impegnato da diversi anni, che è un protagonista la regione di questa manifestazione. Ma poi anche perché appunto vogliamo dare il segno che questo premio è un premio della città di della regione di tutto il nostro paese, insomma il premio più ambito è per essere internazionale, anche la scelta dei premiati tra l'altro spesso può andare oltre i nostri confini. Proprio questa scelta merita un commento, una battuta, lo scorso anno ebbe un grande successo anche di pubblico e di presenza. Sì, anche lo scorso abbiamo premiato una grande artista e quest'anno vogliamo ritornare sul tema diciamo dell'arte, della letteratura, il premio lo diamo ad arte prossima. Non solamente però per la sua opera letteraria, che è importata sul dialogo della pace, ma anche per la sua vita. La sua è una vita di impegno, una costruzione, ad un'architettura che è l'altro. E poi diamo un premio anche all'Enalta, per l'architetto che sta presente proprio a Massimiliano Pulsassi, perché anche attraverso la costruzione del grande edificio della Casa della Pace di Persia, anche in questo modo costruisce un futuro di dialogo, un incontro di relazioni di pace in quella zona del Medio Oriente che come sappiamo è il cuore di conflitti, di scontri e di